attraverso i sentimenti ci fa conoscere meglio il luogo in cui viviamo e i suoi abitanti, aiutandoci a capire come siano cambiate le abitudini e gli stili di vita negli anni, facendoci cogliere le diversità tra noi e le altre popolazioni. Dai dati che abbiamo osservato in classe è emerso che, considerato che mediamente nei comuni italiani un abitante differenzia il 55% dei rifiuti che produce, mentre negli altri comuni campani la media si attesta al 61%, a Napoli c'è ancora tanto da lavorare perché differenziamo solo il 36% dei rifiuti che produciamo. La percentuale di autovetture non inquinanti nella nostra città è ancora minima. Le auto a gas corrispondono al 10,3% del totale e quelle ibride addirittura allo 0,2%. Rispetto agli altri comuni, non siamo densità del verde urbano. Resta fatto che appena il 10% della superficie comunale è destinato al verde, eppure limiterebbe l'incidenza degli agenti inquinanti. Purtroppo a Napoli solo lo 0,21% della superficie comunale è dedicato al verde attrezzato, che oltre ad offrire ombra e freschezza in estate, sarebbe un luogo di ritrovo e svago per tutte le zone. Che mi fare? Crescere pensando sempre di poter cambiare, migliorando la nostra vita e quella dell'intera città.